aveva studiato, poi si era laureato. E un noto quotidiano come critico lo aveva contrattato per fargli guardare la televisione, fare di ogni trasmissione un'esauriente recensione. Allora lui con tanto scrupolo si impegnò. Tutte le sere chiuso in casa, tutte le sere, guarda il programma di canzoni, guarda Buongiorno o Lavanoni, guarda il romanzo sceneggiato, anche se non gli va. Ora la sera non può uscire mai con nessuno, mai con nessuno. Deve vedere TV7, Johnny Dorelli o Studio 1 e la tribuna elettorale, anche se non gli va. Ogni sera la sua ragazza non faceva che brontolare, brontolare. Ed invano gli amici gli dicevano: vieni con noi al bar. Lui non poteva farci niente, era fremente, era furente, e si doveva sorbettare il quattrocentra o la valente, e si copiva lentamente essendo costretto a star rinchiuso in casa a criticare. Nei primi due mesi, con modi cortesi, lui fece delle critiche giulive, moderate o comprensive. Ma dopo tre mesi, con frasi scortesi, cominciò a parlare male pure del telegiornale. Poveretto, proprio non ne poteva più. Tutte le sere chiusi in casa, tutte le sere, guarda il programma di canzoni, guarda Buongiorno o Lavanoni, guarda il romanzo sceneggiato, anche se non gli va. Ora la sera non può uscire mai con nessuno, mai con nessuno. Deve vedere TV7, Johnny Dorelli o Studio 1 e la tribuna elettorale, anche se non gli va. E così inesorabilmente, lentamente lui deperì. Deperì. E nessuno sapeva dire niente sul mal che lo colpì. Al nosocomio provinciale venne portato, ricoverato, ed il suo vice del giornale era allarmato, preoccupato. Dopo consulto generale, questo è il responso fu: alienazione da TV, 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 TV.